Ora ditemi come può essere un fallimento una console dove posso vedere i video del Poro Michele, eh? Io non lo so, lo posso fare su Switch? No. Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si gioisce dei fallimenti degli altri. Oggi parleremo della WiiU, uno dei più grandi flop di Nintendo, una console che nonostante le ottime potenzialità si è rivelata un vero e proprio buco nell'acqua. Cercheremo di capire perché la piattaforma in un certo senso era destinata a fallire, ma anche quali sono le sue caratteristiche vincenti che le hanno permesso di ritagliarsi un posto nel cuore di molti appassionati, perché lo so che tra di voi ci sono tantissimi che sono rimasti affezionati a questo hardware. In questa lista vi proporrò 5 dei fattori che contribuirono al crollo rovinoso di WiiU, ma in realtà è impossibile riuscire a trovare tutte le cause scatenanti del fallimento. Si tratta più che altro di un circolo vizioso composto da scelte sbagliate e pessimo tempismo. Quindi, come al solito, vi aspetto nei commenti per discuterne assieme e cercare anche nuovi punti di vista. Se questo genere di approfondimenti storici vi piace, potete supportare il mio lavoro come meglio credete, magari lasciando un like o iscrivendovi al canale attivando la campanella delle notifiche e seguendomi su tutti gli altri social. Se volete poi potete sempre donarmi un caffè virtuale su Ko-fi per aiutarmi a non addormentarmi. Iniziamo! I problemi di WiiU nascono dal principio, addirittura prima del suo reveal ufficiale al pubblico. Siamo alle 3 2011 e Nintendo sa che deve tirare fuori in fretta un successore per la Wii. La console infatti si è rivelata un vero successo, ma non è stata in grado di fidelizzare il suo pubblico. La novità The Motion Control ha attirato un bacino casual considerevole, ma questo si è ormai rivolto altrove, perdendo subito interesse in quella che già allora si stava rivelando come una moda passeggera. Il calo di vendite della Wii era un chiaro campanello d'allarme su come questo nuovo pubblico difficilmente si sarebbe rivolto nuovamente a Nintendo per rimanere nel mondo del gaming, e l'azienda di Kyoto decise di presentare la sua nuova piattaforma introducendola con un sistema pensato per tutti i giocatori. Se da una parte mantenere il nome della Wii significava continuare a cercare un approccio non convenzionale e innovativo al gaming, dall'altra l'aggiunta della U indicava l'intenzione di tornare a un'esperienza ludica più classica, col doppio analogico, in linea con i gusti dei fan storici e degli appassionati di lunga data. Il primo gigantesco problema risultò proprio in questa duplice filosofia, che non si concretizzò mai in una direzione precisa, criticità che si palesò già dal reveal della console. It's a system we will all enjoy together, but also one that's tailor-made for you. The other word associations are easy. Is it unique, unifying, maybe even utopian? L'introduzione di Reggie, piena di belle parole e nobili intenzioni, nascondeva in realtà una totale assenza di contenuto. Era chiaro sin dal primo filmato di presentazione che Nintendo non aveva la più pallida idea di dove voleva andare a parare. Il reveal di WiiU fu un flop che creò solo tanta confusione nel pubblico. L'aver scelto di chiamare la console aggiungendo soltanto un logo all'altisonante nome della Wii presentava la piattaforma come appartenente a quel filone di periferiche pensate per l'hardware precedente. Il paddone sembrava solo un nuovo accessorio da affiancare alla Wii, proprio come è accaduto al Wiimote, alla Wii Balance Board e al Wii Zapper. A complicare ulteriormente la situazione ci pensò un trailer incentrato solo sul controller e sulle sue funzionalità, omettendo completamente l'esistenza della nuova console, che tra l'altro era indistinguibile dal vecchio hardware. A riprova di quanto sbagliato fu l'approccio di Nintendo, ci sono le parole di Iwata, che ammise apertamente di non aver gestito nei migliori dei modi la presentazione della WiiU. Va considerato poi il fatto che l'idea di implementare il touchscreen come funzione principale della piattaforma ed appellarsi al mercato dei tablet che in quegli anni stava esplodendo era sulla carta una strategia vincente, ma in pratica molto meno di impatto di quanto ci si poteva aspettare. Un conto è mostrare il coinvolgimento dei motion control, l'altro un palmare con qualche idea carina e niente più. Usciti dalle 3 2011 era chiaro che il progetto WiiU non era riuscito a lasciare la sua impronta. I pochi che avevano capito che si trattava di una nuova console non erano di certo rimasti impressionati. Nintendo, che per una volta si trovava in netto anticipo rispetto alla concorrenza, aveva tutto il tempo di aggiustare il tiro e prepararsi al meglio per il debutto della console. Fu così che la WiiU fu rilanciata in grande stile un anno dopo, durante l'E3 2012.
peccato che le cose andarono di male in peggio. Sebbene l'hardware fosse stato mostrato con maggiore chiarezza e le potenzialità del progetto furono spiegate in modo più esaustivo, quel poco che c'era da vedere era tutt'altro che impressionante. Nintendo aveva tirato fuori un hardware decisamente datato, in linea con le performance di PS3 e Xbox 360, due console appartenenti a una generazione arrivata ormai agli sgoccioli, che si preparavano a cedere il posto a PS4 e Xbox One. Concentrando tutti gli sforzi sul paddone, sul suo chip grafico, l'azienda giapponese si era ritrovata costretta a limitare la sua potenza bruta. Non il migliore biglietto di presentazione, di certo, ma ancor più grave fu il prezzo con cui Nintendo decise di vendere la console. $300 per la versione base e una memoria interna di 8 GB e 350 per il Deluxe Set, conosciuto da noi come Premium, con memoria interna da 32 GB e Nintendo Land incluso. Sono passati 10 anni, ma hard disk di queste capienze erano ai limiti del ridicolo anche per l'epoca e il confronto con la concorrenza era impietoso. A $269, ad esempio, Sony offriva la sua ultima revisione della PS3, la Super Slim, con Uncharted 3 incluso e altri bonus, mentre Microsoft aveva diversi bundle comprendenti l'ultima versione della 360 e due giochi a soli $249. WiiU era una console fuori tempo massimo e proposta come device premium. Mentre Nintendo celebrava l'entrata nel mondo dell'alta definizione come se fosse un traguardo straordinario, in realtà si apprestava a lanciare sul mercato un hardware vecchio di 6 anni che presto avrebbe dovuto competere con la nuova generazione di console. Tra il novembre e il dicembre 2012 WiiU fu lanciata sul mercato e purtroppo alle già non incoraggianti premesse si aggiunge una lineup che definire scarna è un complimento. Si sa, i titoli in esclusiva sono sempre un grande traino per i nuovi sistemi e solitamente Nintendo punta molto sulle sue IP per spingere al massimo il successo di una piattaforma. Probabilmente il lancio di Switch non sarebbe stato lo stesso senza Breath of the Wild disponibile dal Day One e Super Mario Odyssey in arrivo pochi mesi dopo, due capolavori che hanno reso il 2017 un anno indimenticabile per il gaming. Con Wii U la situazione fu semplicemente disastrosa. I titoli first party Nintendo erano Nintendo Land e New Super Mario Bros. U. Il primo, per quanto funzionale e divertente, un ottimo modo per introdurre le potenzialità del pad, non poteva non essere che percepito come poco più di una demo tecnica. Un titolo molto meno di impatto rispetto a Wii Sports, mentre il secondo, per quanto fosse un platform di tutto rispetto, faticava a differenziarsi da quanto già visto nella serie The New e non ebbe l'impatto mediatico che ci si aspettava da un nuovo titolo di Mario. I restanti titoli di lancio erano tutti giochi già apparsi in un modo o nell'altro sulle piattaforme di vecchia generazione e a parte l'interessante Zombie U, ben pochi sfruttavano le potenzialità del paddone per giustificare l'acquisto su un sistema costoso e che ispirava poca fiducia. E proprio questo ci porta al prossimo punto. Per quanto Nintendo faccia affidamento sulle sue produzioni interne, è innegabile che gran parte del successo di una console dipenda anche dal supporto degli studi esterni. Sebbene ci fossero stati degli incoraggianti segnali iniziali, con tentativi da parte di major del calibro di Ubisoft e di EA di portare il loro multipiattaforma anche su Wii U, ben presto tutti i grandi publisher abbandonarono la nave che stava affondando. Il pad del Wii U si rivelò un'arma a doppio taglio. L'incessante ricerca dell'effetto novità da parte di Nintendo la portò a concepire un sistema non solo tecnicamente datato, ma sul quale era anche difficile e costoso riprogrammare i multipiattaforma. Sfruttare le caratteristiche del pad richiedeva impegno e i porting dedicati risultavano spesso come le versioni meno riuscite dei vari titoli. Progressivamente, quindi, prima gli sviluppatori abbandonarono l'idea di usare in modo creativo il pad, trasformandolo solo in un doppio schermo in grado di replicare l'azione vista in TV, e poi lasciarono proprio la piattaforma. Non c'era in fondo da biasimarli, anche Nintendo non si dimostrò in grado di trovare un'applicazione concreta e convincente alle potenzialità del pad e la bassissima diffusione della console poteva significare solo una cosa: qualsiasi porting non avrebbe mai venduto abbastanza per ripagare le spese di produzione. Purtroppo Nintendo rincarò la dose con una campagna marketing fuori fuoco e con una lineup in un certo senso sottotono. Non che i titoli fossero da buttare, anzi, ma ci furono altri due fattori che contribuirono alla disfatta di Wii U. Da una parte, la pubblicità di Wii U non riuscì mai a risolvere quella confusione generata dal reveal iniziale e non fu mai chiaro quale fosse il pubblico su cui Nintendo puntava per vendere la Wii U.
Qual era il senso di questo pad? Qual era la sua caratteristica vincente? Perché l'utenza avrebbe dovuto preferire un gioco su Wii U piuttosto che su un'altra piattaforma? Quali erano i benefici che arrivavano dal gaming attraverso il paddone? Nessuna delle pubblicità risolveva questi dubbi. Di sicuro non si trattava di spot rivolti a quegli hardcore gamer che l'azienda di Kyoto sembrava intenzionata a riconquistare, ma neanche il pubblico casual sarebbe potuto rimanere impressionato da una campagna marketing così blanda e poco ispirata. Tanto che sono convinto che usciti dalla cerchia di appassionati che si informano attivamente sulle novità del mondo videoludico, in pochi si siano resi conto dell'esistenza di Wii U e non abbiano proprio sentito mai parlare di Nintendo nel periodo compreso tra la Wii e la Switch. Anche la lineup contribuì in larga scala al fallimento della console. Nintendo, potendo contare solo sulle sue forze, non fu in grado di spalmare adeguatamente le uscite, creando mesi di nulla assoluto e allo stesso tempo mettendo in diretta competizione la Wii U con il 3DS, che presentava una libreria composta dagli stessi titoli della console fissa. La portatile però aveva tutt'altra diffusione, un parco titoli molto più vasto e in generale, agli occhi del casual gamer, era di sicuro un'offerta ben più allettante soprattutto in termini economici. Tutti questi fattori contribuirono alla prematura scomparsa della Wii U, che fu abbandonata da Nintendo ben prima che ne cessasse la produzione nel gennaio del 2017. Il fallimento di Wii U portò Nintendo a giocarsi il tutto per tutto con Switch, una sorta di erede spirituale di queste premesse confuse. Quello di Wii U è sì un fallimento a tutto tondo, con 13 milioni di unità vendute durante il suo ciclo vitale, ma la seconda vita che la sua lineup ha vissuto su Switch ha permesso di riscoprire dei capolavori altrimenti ignorati, dei titoli validissimi che hanno avuto la sfortuna di uscire nel momento sbagliato sulla console sbagliata. Non dimentichiamoci poi che su Wii U hanno mosso i primi passi brand importanti come Splatoon e Super Mario Maker, ed è stata introdotta la linea degli Amiibo, una delle invenzioni più redditizie di Nintendo dell'ultimo decennio. Come se non bastasse poi, Switch ha tantissimo da imparare da una console del genere. Nel suo goffo sistema operativo, Wii U presentava delle feature che ancora non si sono viste sulla console ibrida, come ad esempio la Virtual Console, un activity log chiaro e preciso, il supporto ad app di terze parti e anche il Miiverse o in generale una chat per comunicare in modo convincente con gli altri giocatori. Tutte caratteristiche che, per quanto banali, oggi non possiamo dare per scontate e che un po' ci fanno rimpiangere questo curioso e sfortunato esperimento firmato Nintendo. Insomma, poracci, dai, lo possiamo dire. Senza Wii U non avremmo mai avuto Switch e Nintendo sembra aver imparato, almeno in parte, dai suoi errori. Quindi per me si tratta di una console che va riscoperta assolutamente, non mitizzata, perché i suoi limiti sono evidenti a tutti quanti, ma va compresa e apprezzata per quello che ha rappresentato. Uno dei passi falsi più clamorosi della casa di Kyoto. L'esempio perfetto che anche i grandi possono cadere, che dalle ceneri di un insuccesso può sempre nascere un grandissimo prodotto. Poracce, questo è tutto per oggi. Vi avevo promesso un format differente, ma oggi ho dovuto ripiegare su questo video. Vi prometto però che nei prossimi giorni vedrete degli aggiornamenti interessanti qui sul canale. Quindi vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto nei commenti per discutere assieme di Wii U e del suo sfortunato ciclo vitale. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video. Io sono il Poro Wii, Michele Yu, ciao! Impossibile, impossibile. Posso fare un Wii U? No!